Ciao ragazzi, sono Marco Nero, sono qua con un nuovo episodio del nostro Monaco. Pronti a. Allora, abbiamo un sacco di roba da fare, quindi non perderei tempo. Allora, intanto sono arrivati i primi resoconti con Simone Benedetti. Ciao. Damiano Caruso. Ciao. Mauro Sala. Sarà il figlio del sindaco di Milano? Giuseppe Benedetti. Tu butta in primavera. Ivan Rossetti, tu butta in primavera. Stefano, i Benedetti Brothers. Quanti Benedetti ci abbiamo? La squadra sacra facciamo? No. Mi sembra un po' blasfemo. Allora, Benedetti, Benedetti. Ah, l'altro è Rossetti. Allora, i Benedetti Brothers. Che sono? Uno è un DCTS. Quanto sei alto? Un 88. DCTS. Alto 6 metri e mezzo. Sogna però di fare il terzino, ma non lo farà mai. Ecco, inizia a lavorare sulla velocità. Caro il mio Benedetti. Poi l'altro Benedetti è alto un pochino meno del fratello, ma è un po' magrolino. 76 kg per far mediano. C'ha le braccia che parano le mie. Allora, fermi. A te che te famo fare? Cioè, CDC è drammatico con quel fisico. Quindi potremmo fare. Te famo fare il leader? Te famo fare il leader. Ma veramente, ma che braccia c'ha? Benedetti! Cioè, lui c'ha 2 kg in più del fratello, ma pare che c'ha 6 kg in più per braccio. Vabbè, Benedetti mio. Guarda Tocodega invece come sta a carico. Vabbè. Che c'è manca? Rossetti? Il Rossetti? Il Rossetti che mi è COC, CCAT. Agilità buona. Scatto da lavorarci. Dribbling da lavorarci. Vabbè, Rossetti, sei pure un po' vecchiotta, a dire la verità. Però si può vedere di fare qualcosa di te. Dribbling, dove sta? Mi sono perso. Ah, eccoci qua. Regista avanzato. Attaccante ombra. Dinamo. Gli diamo fuoco adesso. Dunque, vabbè, direi che va bene così. Facciamoli crescere serenamente e andiamo avanti. Allora, oggi è arrivata l'offerta per Coghe del Brentford. 2 milioni. Beh, signori. Il vecchio Yuta Koike plusvalenza 2,4 glielo porto incartato. 2,4 ve lo porto incartato. Avanza. Ah, 2,2 con rivendita, dai. 2,2 con rivendita. Se può fare, dai. Se può fare, lo sapevo. Gennaio tocca fare una campagna acquisti poderosa, devo dire, poderosa. Comunque, allora, hanno fatto uscire una patch che mi dicono in tanti avrebbe stravolto tutta la difficoltà del gioco. Speriamo non sia così. Noi non abbiamo toccato niente, as usual, per cui vedremo quello che è. Allora, Banis, vabbè, Erdmann e Salger ci rimetto. Ah no, Banis si è fatto male, quello che ci interessa a noi. Sono tutte e due infortunati. Che io vedi? Va bene così. Va bene così. Va bene così. Banis esterno che tiene alto l'onore della famiglia. Speriamo. Bentrovati amici da parte di Piero Gibardo con me qui Allora, sempre io Stefano oggi ho Ronaldo. come obiettivo quello di Giocata far americana per segnare 3 il punti. nostro vecchio Chiaramente amico questa. Kensuke Match di San. Che campionato che è speriamo un po' che possa non. regalarci emozioni Che mi si e è gol. abbioccato Kensuke San. Molto dipende. Guarda, caccia! Posizione di gioco qui. Caccia! Mettici il fisico, caccia! Buona Niente, qui la non. lettura lui. Bravissimo, Regala la palla agli Klassen, che si avversari. abbiocca all'improvviso. Può crossare. Buona lettura dei Bravo così, difensori. mettici il piedone. Attenzione, errore Ah, grave. Klassen, ma che te sei venuto dal nemico oggi? Bravo, Klassen, su. Mamma mia, Banis, che stoppa a inseguire terribile. Evans. Non si esce da Posizione quest'angolo? ideale. Buon intervento Bravissimo difensivo. Salger che ci mette sempre il piedone. Arbitro
Ma quale fallo? Ma quale fallo? Non usciremo mai più da quest'angolo. Traversone controllato dal difensore. Murato da grande Fabri. Palla che esce, sarà corner. Ma cosa? Ma che? Ma perché si impettano i gialli così? Guarda Panis. Vabbè, non... Bravo Caccia. Ma chi? Ma voglio aprire sull'esterno. Bravo Akpa. Incredibile Akpa. Kensuke. Kensuke-san. Addirittura. Ha messo i trampoli tipo Cyberpunk. Il doppio salto. Che cosa fanno in curva? Quei gemelli nipponici fanno un po' paura. Vabbè, l'importante comunque, il Vandenborn tra l'altro sta nelle primissime posizioni, non mi ricordo perché non l'ho guardato inizio partita dove fosse, ma non vorrei dire una cretata, ma dovrebbero essere primi loro. Bellissima l'apertura per Juan, che sta discretamente in forma oggi, però Kensuke-san. Mamma mia, Gaccia mio. Gaccia mio. Bravo Akpa. Mamma mia. Che potenza incredibile sto ragazzo. Kensuke-san. No. No. L'avevi chiusa. Vabbè che se stava sullo specchio l'aveva parata. Niente, come non detto. Bene così. Bene. Comunque, Akpa, ennesima partita incredibile di sostanza, di gamba, pare quello vero. Partito Tallig, ti prego, Kensuke-san, ti prego. Arca misera, non ce la potevo fare, andiamo in porta da sola. Provato a passarla per quello, ma... L'hai visto? Niente, ci fosse una volta che riusciamo a fare... Oh, bravissimo Ricci. Fai cuore. Panis. Algimas. A chi Algimas? Ma a chi? Senti. Padulone. Dai, Padulo. Dresser al posto di Ricci e via andare, dai. Niente, vabbè. Addio. Mamma mia. Sto pensando di dire pure, no. Kensuke. Vai Kensuke. Aia, brutto. Si lascia innervosire dall'avversario. Non te fa startare. Mamma mia, Salger oggi ha fatto una partita insensata. Padulone. Niente, a vodo. Fabrit, niente. Aveva fatto la parata della vita, Fabrizio. Questa è l'azione che ha portato al gol. La parata della vita. Intervento maldestro del portiere. Tanto parata di una bruttezza veramente inaudita. Algimas. Occasione per passare in vantaggio. Vabbè. Ti prego. Ti prego. Padulone. Avanza sulla tre quarti. Mamma mia, padulone mio, manca la porta. Padulo, guardalo. Ma chi? Hai l'uomo sull'esterno. Vabbè, padulone oggi si è fatto il coso corretto prima di entrare, perché se no si spiega. Niente, l'abbiamo preso. Dai, veloce. Ultima azione. Ah, deludente padulone, deludente. È finita. E meno male, dai, su. Vabbè, poteva andare peggio. Un po' meglio pure, però, vabbè. Abbiamo sprecato un botto, ragazzi. Abbiamo sprecato veramente un boato e merode. Sì. Devo dire che Merod... parecchio. Avremmo dovuto vincere con più gol, la verità. Sotto porta imprecisi. Dobbiamo concentrarci sulle cose da migliorare, che è la verità.
Va bene, così. Allora, poteva e doveva andare meglio, onestamente, però facciamo che va bene. Tanto, giusto per verificare, il Pandeban è primo, vero? No, secondo. Vabbè. Abbiamo rallentati al punto da impedirgli di conquistare la vetta da soli. Siamo lì, ottavo posto, però la zona playoff dista 8 punti, ragazzi, sono tanti. Sono tanti e non so se siamo in grado, però ci si prova. Allora, oh, Brown è tornato, buoni tutti. Brown è tornato. Fermi, 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 che se è stato Brown si inizia a svoltarsi. Al posto di Algimas, se ci fosse stato Brown, sta partita forse sarebbe finita diversamente. Allora, ho offerta di prestito per Toko. Con diritto di riscatto? No. No. Toko le tele. Tratta, tratta. Senza prestito, cioè senza riscatto, niente, non gli va. Va bene. Allora, Toko rimane qui. Nessuno tocchi il mio Toko. No, dai, insomma. Che diritto di riscatto, di che? Lindenan. Oh, ecco, questa è una bella offerta che io accetto di buon grado immediatamente, perché tanto non gioca mai. E anzi, mi occupa uno spazio di over 21 che potrebbe essere usato in maniera molto più proficua, onestamente, arrivato a questo punto. E adesso abbiamo l'Ingolstadt che è al 18° posto. Vogliamo perdere come? No, credo proprio di no. Padulone, titolare oggi. Torna Brown, che non potrà giocarla tutta, onestamente, ma il campo quantomeno lo vedrà. E basta. Formazione, lasciamo tutto com'è. Non rischiare. Andiamoci a prendersi 3 punti, ragazzi. Signori, è il momento di dimostrare chi siamo. Una partita che deve finire almeno 2-3-0. Perché l'Ingolstadt è destinato ad andare giù, a differenza nostra. Io pretendo. Comunque, il discorso dell'ultima patch non ha avuto quell'impatto devastante che temevo. Anzi, lo vedo abbastanza come al solito. Niente, oh mamma mia. Rischissimo. Rischissimo. Vabbè, ragazzi, abbiamo deciso di prenderli qua i gol oggi. Bravo. Niente. Vogliamo partire con un gol. Vabbè, benissimo. Ok. Così l'abbiamo preso, adesso possiamo iniziare a giocare, forse. Un gran gol anche Ma chi lui è all'inizio di fortuna. questo? Come Conclusione si chiama? precisa al Caligia? millimetro. Palla con una Oh, serie ah, di regà, giocate che ma si che. aprono. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare, devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Caniggia. Caniggia. Match che riprende, hanno Beh, abbiamo allungato cominciato portando preso un benissimo. 2-0. Com'è? 2-3-0. Per noi. Ah, intendevo per noi. Pensavo Ma fosse un vuoto implicito. difensore. Pensavo fosse implicito. Lo vede. Padulone. Padulone. Niente, non si Al riesce a patto. liberare il tiro. Buona Mamma qui. mia, Ricci. Senti. Ricci mio. Ricci mio, te se vuole tanto bene, ma non te se può guardare. Veramente, non te se può guardare. Devo mettere dentro Brown, su. Se La può lettura del perdere tempo. difensore. Una partita come questa, se perdiamo punti qua, è E c'è un macello. cambio in arrivo per la squadra ospite. C'è bisogno di Non energie, di volevo forze fisiche. rischiarlo Forse è oggi, il momento giusto ma. Se questo. può. Ci No. sono Comunque, media a raga, Ricci a disposizione. gennaio lo faccio là, Buona l'idea eh. qui. Fabri, Fabri. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Vabbè. Mamma mia. Ma posso avere un fallo? Arca Dubito palla, non miseria. c'è fallo, dice l'arbitro. Non so mica come l'abbia presa Dai, Pierre, eh? Mamma mia, dai, ho fatto dai, davvero dai, 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 un dai. intervento straordinario. Dai, 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 dai. Grande recupero in Mali area. mortacci. Niente. Prova a calciare. Che tuffo del portiere. È dura, è dura, è dura, è dura.
Forza, è entrato Julius finalmente. Torna al posto suo. Pallone in mezzo. Tira il respinto. Julius, vacci, Julius, perché indugi, Julius? Ah, oh, Julius, mi è piaciuto sto fallo a palla lontana. Occhio al cross in mezzo. Ma oh, porca. No, vabbè, ragazzi, cioè, porca. Acqua. Guarda che brutta palla, padulone. No, vabbè, ragazzi, cioè, io alzo veramente le mani. Non c'ha senso, non c'ha senso sta partita. Non ha senso. Non ha il minimo senso. Nulla di ciò che sto vedendo ha senso oggi. Nulla di ciò che sto vedendo ha il minimo senso. Nulla. Nulla. Padulone, mamma mia. Scambiamo i due, forza. Vediamo se magari facendo in questo modo cambia qualcosa. Visto che in parecchi lo dite, cambia il lato d'attacco. Ketsuge-san, dai. Padulone, dovresti andare in mezzo. Se te va. Cross corto sul primo palo. Non male, ci hanno regalato quest'angolo. Allora. A disposizione. La tocca per il compagno. Bravo Julius. Non ce l'ha più lo scatto. Si vede che torna dopo un lungo infortunio. È un po' arrugginito. Comunque, ragazzi, io ho l'impressione che a gennaio toccherà a Vende Brown per rifarci una squadra adatta alla promozione. Per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto. Ti prego. In campo i suoi uomini, bravo Akpa. Oh, Mastoelva ha rotto veramente tre quarti. La corsia. Oh, io sto Elva mo lo compro. Fine partita mo lo compro. Basta. Palla morbida a scavalcare la difesa. È tutto. Fine partita Elva lo compro. Provvidenziale del difensore. Che è troppo forte. Ha evitato un gol fatto. Ti prego. Occhio alla ripartenza. Settantesimo. Attenzione, passa il difensore. C'è profumo di gol nell'aria. Bravo Julius. Torna così, dai. Dai, uno, forza. Forza. Fissa sul 3-1 il punteggio. Famo il miracolo. Ketsuge-san, mannaggia la morte. Niente, molto complicato. Dai, Julius, 82esimo. Il punteggio alla Opel Arena. Attenzione, andiamo subito. Famo un miracolo. Seconda rete della partita. Akpa. Per il Mainz. No, è il fallo? Io non mi capacio di come cazzo non l'abbiamo fatto a perdere sta partita. Non va con il possesso palla. Dai, rigore. Attenta, è pure finita la cosa. Sì, espulsione, niente. Che è partito tutto. E secondo cartellino per l'autore. Hai fatto bene. Almeno se ne vuole la soddisfazione. Doveva stare più attento. Invece, pallone che trova. Tanto questi sono buoni a segnarli. Oh, è un minuto di recupero, no? 72, mortacci tua. Vabbè, niente, non... Va bene uguale. Inspiegabile, veramente. Io... non ho parole. Non ho veramente parole. Dobbiamo veramente iniziare a pensare a cosa fare, ragazzi, perché così facendo non si va avanti. Tragica realtà. Se non iniziamo a investire un po' con attenzione. Adesso c'è uno scontro praticamente diretto, perché abbiamo l'Erzgebirge davanti a noi e dista un punto. Allora, delega, prestito normale, ecco, benissimo, lo deleghiamo così tagliamo la testa al toro. E Veron vorrebbe giocare, mo vediamo. Allora, intanto Brown si riprende il posto perché serve come il pane. Dietro gioca Mannick oggi. O Lindenan o Vine. Il più veloce Lindenan gioca Lindenan. E per il resto
Per il resto però non vorrebbe giocare. Tanto peggio di Ricci in poi fa. Va bene così, va bene così. Andiamo. Andiamo a vedere che succede. Signori, se non vinciamo oggi possiamo dire forse addio definitivo al sogno promozione. Più di quanto già non sia lontano adesso, perché sarebbe veramente un colpo al cuore. Padulone che non segna neanche dal droghiere ormai. Brown. L'ultima speranza di questo Monaco. L'ultima speranza di questo Monaco. Levate le scritte che devo guardare dove vado. Che sperano di alzare. Sì. Attenzione, tutto solo. 1-0. Padulone. Padulone. Si vede che fa il coatta, Padulò. È inutile che fai il coatto, Padulò. Va bene così, dai. Forza. La regia ci mostra il replay. Parte tutto da Julius comunque. Ha sfruttato bene l'assist. Dobbiamo capire, ragazzi. Dobbiamo capire se lui può essere l'uomo in più per centrare la promozione, oppure se può essere il lingotto d'oro in più per piarci 30 milioni puliti. Perché tanto qualcuno che ci dà lo troviamo e rifarci la squadra. Io devo andare a vedere quell'attaccante. Caniggia Elba. Buono. Buono, buono, buono. Uno scambio stretto. Buono, uno scambio stretto. Buono, scambio stretto. Attenzione, occasione. No, troppo corretto comunque Kensuke. Se doveva buttare per terra, inizia a urlare che deve essersi rotto la gamba e piamo rigore sicuro. Julius, bravissimo. Kensuke si gira benissimo, si gira benissimo, si gira benissimo. Prova a calciare. Arca. No, ha provato la botta al volo. Questo. Aia, 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 niente. E c'è la rete. Un gol che gli ripaga. È dura ragazzi, è dura. Quest'anno è dura vera. Guardalo. Bravissimo. Padulone, vai a raccogliere. Vai a raccogliere. Che brutto. Certo che figo mio. Ma neanche i passaggi da un metro. Cioè veramente vai a giocare a bocce. Vai, cambi attività veramente. Non, mamma mia. Bravo Linderan. Spiace quasi di averti venduto perché sei un cagnaccio. Bella l'apertura. Bravo Lindenan. Ci sono metri a disposizione. Julius. Però Julius mio, fa un sacco di belle finte, ma niente, vabbè. No, vabbè, la beffa così mi fa bestemmiare veramente. Va bene. Arriva il finale di questa prima frazione che si. No. No. Così no, così no. Così no, così no, così no, ragazzi, così no, così no. Non si va da nessuna parte. Così non si va da nessuna parte. Allora. Dobbiamo assolutamente vincere questa partita. Non ci sono se, non ci sono ma. Bisogna vincerla, per forza. Non ci sono se e non ci sono ma. Non ci sono se e non ci sono ma. Tutti giù negli angoli e Kensuke strisce dalle spalle, Padulone fai salire. Dobbiamo assolutamente vincere sta partita. Io non c'ho. Perdiamo anche questa, ragazzi, è finita. Hanno esagerato nel dai. Possesso del pallone. Dai, 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 dai. Guarda Bariaker. È buona per Julius. Deve sfruttare questa occasione se vuole. Mamma mia che pigna. Bravo Julius. Non ci ha pensato due volte, ha fulminato alla. Bravo Julius. Torna così, due gol in due partite, il nostro numero 10. L'uomo più decisivo di tutta Monaco. Questo è il replay del gol. Bello. Una ripartenza perfetta. L'esecuzione perfetta. Valla a ricogliere sta palla, va. Che miseria che pigna. Ci fate vedere il tiro? Bello. Di cattiveria vera. Hanno trovato. Bene, dai, 2-2. Ma andiamo alla bici. Dai, ma andiamo alla bici. Bravo.
Ti prego. Ecco il gol. L'ho messa. No. Ma di fatto l'arbitro aveva già fermato l'azione. Ma non c'era mai. Il giocatore non deve essersi accorto del fischio e ha proseguito l'azione. Da questo replay possiamo capire meglio. Ma che linea è? Ma che linea è? Linea messa lì tanto per mettere una linea? Senza una logica apparente. Noi mettiamo le... Vabbè, tu metti le linee, poi ci pensano loro a vedere. Tanto non sanno legge, avranno pensato, no? Vai Julius, vai Julius, vai Julius, vai Julius, in fondo. A Julius, dove vai? La forza di gravità che ti tira verso... verso sinistra. Fabri, bravissimo Fabrizio. Ottimo recupero della tre quarti avversaria. Oh. Hanno l'occasione per niente. Porca. Gol giunto sul pallone. Non abbiamo un centrocampo che è impresentabile, ragazzi. Un centrocampo che è veramente fottutamente impresentabile. Io ci sta tutta, ci sta tutta. Ma non granché qui l'intervento del difensore. No, vabbè. Io non ho parole, veramente. Non ho veramente parole. Non ho veramente parole. Mancano 3 minuti alla fine della partita. Giocata di qualità per il squadra completamente da rivedere. Completamente da rivedere. Vediamo che gennaio arrivi presto. Non si riesce a levargli palla. Non serve a niente. L'inutilità fatta esterno. Mamma mia, no, ragazzi, no. Squadra completamente da rifondare. Adesso massacro tutti in conferenza stampa perché no. Io. Ma abbiamo vinto? No, non abbiamo vinto. Ma come abbiamo vinto? Scusate, eh. Conta pure su di me. Ma sì, facciamo cose senza senso. Tanto oggi ormai è andata così. Caro il mio Veron. Resto con i piedi per terra. Niente, non si riesce a dire la cosa brutta a nessuno. È impressionante. È veramente impressionante. Comunque, dopo 15 partite, che è praticamente metà del giro, quasi, siamo decimi alla bellezza di 11 punti dalla zona promozione. E... io non ho idea di che cosa si può fare, ragazzi. Abbiamo tante di quelle pippe in squadra. Ah, era un esterno pure. Segui 1.900.000 costa. Beh, ragazzi, ma prendiamolo subito. A me sembra un gran bel giocatore. Io andrei direttamente al signori, vi saluto. Vi do appuntamento al prossimo episodio. Vado un attimo in un angolo a prendere il calendario e a divertirmi un secondo. Ci vediamo la prossima volta.